autore di Tarozzi, abbastanza clamoroso, e a questo punto Pelatti ringrazia, il tiro, ribatte Benassi, allora Pelatti prova a servire Alessi, Alessi si inventa questo tiro di controbalzo di sinistra con il pallone che si infila nell'angolino. Al 10 minuto, guardate come si va in gol con 3 passaggi. Martinetti si fa beffe di Turi, guadagna il fondo, il colpo di testa di Alessi, chapeau! Carrarese 0, Reggiana 1. Che bello, che tutto facile. 3 passaggi e la Reggiana va in gol. 10 minuti di dominio assoluto, Martinetti si fa beffe di Turi, guadagna il fondo, il cross è un assist al bacio, però Alessi è splendido, Alessi che non è certamente un gigante ad andare ad incrociare. Stato sai, calcio di rigore e Alessi si incarica della battuta, Rubini da una parte, pallone dall'altra e tutti i giocatori Granata sotto la curva, circa 600 i tifosi Granata al seguito in quella di Carrara. Per festeggiare il gol del 2-1, Alessi che si impossessa immediatamente del pallone dal dischetto, c'era anche Catellani papabile per andare a calciare dal dischetto, Alessi che invece va a firmare la sua doppietta personale. Alessi manda il portiere da una parte, il pallone dall'altra, Reggiana in vantaggio, 25esimo minuto, stava un po' faticando la Reggiana a trovare la via del gol e allora ci ha pensato il Portogruaro a spianargli la strada con questo autentico regalo. Veramente, da questo momento in poi la Reggiana si allunga il Portogruaro, la Reggiana trova ampi spazi veramente per poter andare a chiudere la partita. Ma è molto bravo, calcio di rigore e Alessi lo calcia con una maestria e una leggiadria davvero impareggiabile, la palla, noi abbiamo già guidato la palla in gol quando ancora doveva varcarla, tanto era l'aver spiazzato il portiere. Ecco qua le esultanza, 45esimo minuto, Reggiana 2. Cala il gelo sullo stadio Giglio, ma si accende la lampadina di Catellani. La discesa del baby Granata, splendida sua discesa sulla sinistra, cross al centro e Mago Alessi deposita in fondo al sacco. È il gol del 3-3, l'esultanza di Alessi, una partita da 9 in pagella che invita i propri compagni a ritornare prontamente nella metà campo. Il 3-3 non può accontentare la Reggiana, il cross di Catellani, il colpo di testa di Alessi. Ma ecco il genio di uno dei tanti giocatori determinanti della Reggiana, Beppe Alessi, stop, grande bomba, palla in fondo al sacco, 43esimo minuto, Rovigo 0, Reggiana 1, il gol di Beppe Alessi, sesto in campionato, Dossena è battuto, sembrano evidenti le responsabilità del portiere del Rovigo, in parte al gol della Reggiana. Stefani allunga ad Alessi, Alessi dai 30 metri lascia partire un missile terra-aria che si infila facendo la barba al palo, veramente un grandissimo gol, non può fare a meno Alessi di sottrarsi all'abbraccio dei compagni dopo un intero girone passato a cercare di guarire. Alessi ora è ritornato. Maschio. Alessi, Alessi, finge il tiro, maschio ancora, posizione regolare per Alessi, il destro, no, sul sinistro, incrocia, gol. È il 24esimo minuto, la Reggiana in vantaggio, esplode lo stadio Giglio, Alessi fa un gesto che non ha mai fatto, si toglie la maglia, ma in quel momento gli viene in mente una stagione, la più brutta della sua carriera da un punto di vista degli infortuni, una stagione veramente tristissima per lui, è troppo la gioia di questo gol, grande finta, sinistro, gol, 1-0 in favore della Reggiana, 24esimo minuto, ma è una Reggiana che insiste, una Reggiana che non molla, è una Reggiana che non si ferma. E dalla rimessa, Tomasic, Pozziello sbaglia il passaggio, Alessi, eccolo qua. E il commento più bello è il boato del pubblico che avete sentito. Il problema è che Alessi ha guardato il portiere, lo ha visto fuori e ha detto io adesso ci provo e quello che ha fatto merita questo. Tutti intorno a lui ad applaudire. Bravo, bravo, bravo. Veramente, molto bello. Avevamo promesso al presidente Veroni, per noi è sempre il presidente. Eccolo qua, guarda, alza la testa.
che ce l'ha detto, se l'avesse segnato uno in Serie A l'avrebbero fatto vedere 50 volte. Presidente, tranquillo che ci pensiamo noi a farlo vedere 50 volte. Visto il rallenti proprio al pareggio con Alessi su un cross lungo di Rossi. Dopo appena 3 minuti si può dire che la partita inizia nuovamente. Eccoli, il colpo di testa di Alessi ed il gol 2-2 al terzo minuto. Quindi la Reggiana può ritrovare morale e voglia anche di andarla a vincere questa partita. Ma attenzione, perché da questo momento è solo Foggia. È solo Foggia, mentre noi andiamo a rivedere lo spunto di Rossi, il traversone lungo, il colpo di testa di Alessi. Questa è la svolta della partita, da questo momento in poi la Reggiana diventa padrona. Nardini recupera un pallone sulla fascia destra, chiede e ottiene la collaborazione di Maschio. Alessi restituisce subito il pallone a Saverino. Saverino a Viapiana, non controlla bene il pallone Viapiana, però riesce a farlo correre e fa viaggiare Rossi. Rossi di prima intenzione per Viapiana, Viapiana di prima intenzione per Alessi, e solo la finta mette a sedere Lebran e con il sinistro appoggia in rete. Signori, chapeau veramente, questo pagina 24 del manuale del calcio, come si realizza un gol in contropiede giocando veramente come in paradiso. È un gol che fa balzare in piedi tutto lo stadio, tutti ad applaudire, tutti. Non è un gol di Alessi, è il gol di tutta la squadra. Veramente, hanno toccato il pallone 6 giocatori della Reggiana contemporaneamente, splendido, veramente, la solo finale. Caro signor arbitro, l'arbitro dice però fuori, e allora Viapiana, Anania, Alessi, trattenuto da terra col destro, il gol della Reggiana. Trattenuto da Scappini, Alessi riesce ugualmente a divincolarsi e con la punta del piede destro spingere in fondo al sacco il pallone. Anania, Alessi, guardate la trattenuta, questo è il rigore, l'arbitro non fischi e Alessi da terra con la punta del piede mettila a lato. Un minuto dopo e il match torna in bilico. Penetrazione di Alessi, palla via piana, ottimo il velo di Temelin, Alessi magia, palla in fondo al sacco, 2-1, Alessi dice via via non c'è tempo di insultare, andiamo a centrocampo, forza, grande magia di Alessi, disorienta Micco con il destro che il suo piede certamente non preferito, segna il suo quinto gol in... di rigore e Alessi va a pescare il gol dell'1-1, il gol di Beppe Alessi, questa inguardabile sceneggiata a festeggiare il gol del fantasista Granata, fatto sta che il replay che andiamo a vedere documenta anche la papera, perché di altro non si può dire di Zomer, che si lascia sfuggire il pallone. Reggiana insiste, è il momento della Reggiana, attenzione Alessi, l'apertura immediata per Iraci, Iraci va al traversone, respinge male la difesa, Alessi va con il piattone sinistro a cercare l'angolino lontano e lo trova Beppe Alessi, nulla da fare per il portiere Gabrieli, Alessi ha fintato il tiro di potenza, poi con il piattone sinistro va a cercare l'angolo lontano ed è il 2-1 in favore della Reggiana, Reggiana 2, Paganese 1, e così si chiude anche il primo tempo con Alessi che saluta per Temelin, Temelin vede Maschio, Maschio di prima intenzione nel corridoio giusto per Alessi, entra in area, sinistro sul primo palo, nulla da fare per Bianchi ed ecco il gol. Attenzione, il lancio di Romizzi per Temelin che va sulla destra, Brugger lo tiene in gioco, Temelin vede l'arrivo di Alessi, pallone con il contagiri e Alessi prende in controtempo il portiere e mette dentro, Reggiana in vantaggio. Quando la Reggiana recupera questo pallone, Alessi a Guidetti a sinistra, Temelin a destra, ma Guidetti da Alessi dice ci provo io e il suo sinistro fila in fondo al sacco a fil di palo. Terzo minuto. Guidetti difende bene questo pallone, la difesa arretra e allora Alessi prova il sinistro e lo mette là all'incrocio dei pali dove non ci può arrivare Pellegrini, veramente molto bravo. Rigore di Alessi.
Ora per il Granata ci saranno solamente tante amichevoli in attesa dell'inizio del campionato fissato per il prossimo quarto. Giocatore che in spazi brevi riesce a farsi rispettare, Alessi di testa, Alessi di testa, Alessi di testa, 27esimo minuto. Alessi di testa, 27esimo minuto, la Reggiana riapre la partita, andiamola a rivedere, Alessi di testa, angolo di Via Piana, bravissimo Alessi sul primo palo, angolo di Via Piana e gol di testa di Alessi, Via Piana. Tiro di Alessi, e Alessi diventa il goleador della Reggiana, 22, controllo e tiro di sinistro, gol di Alessi, gol di Beppe Alessi, 11esimo minuto, gol di Beppe Alessi, anzi 33. Calcio di punizione di Alessi, e traiettoria maligna, Alessi, sinistro di Alessi, Capecchi non è impeccabile, il pallone si infila a fil di palo, è il gol del 3-0, Alessi, quarto gol stagionale capocannoniere della Reggiana. Andiamo a vedere il sinistro di Alessi, pallone che rimbalza, trae in inganno Capecchi. Tutto è pronto per il calcio di punizione, Alessi, pallone in gol di Beppe Alessi, toglie la ragnatela nell'angolino là in alto, pennellata. Reggiana ancora in attacco, bravo Sperotto, Sperotto entra in area di rigore, Sperotto mette in mezzo Alessi, gol di Beppe Alessi su grande azione di Nicolo Sperotto, e Alessi si conferma più che mai capocannoniere della Reggiana. Capogrosso entra in area di rigore, mette un pallone in mezzo difficile, diciamo la verità, la girata di Alessi che però riesce a mettere il pallone sul Alessi contro Castelli, minuto 5:30, momento importantissimo della gara, fischia l'arbitro, parte Alessi, tiro gol, 2-0, 2-0 raddoppio della Reggiana. Il rigore trasformato da Alessi. Ci sono. Ora attenzione ancora Rossi. Rossi, il pallone per Arati. C'è in mezzo Alessi. Alessi, gol! Di Beppe Alessi, 31esimo minuto. La Reggiana sfrutta la parità numerica e manda in gol Beppe Alessi. Rossi, Arati dice questa volta, caro Beppe Alessi, sono io a fare l'assist. E l'assist è perfetto e Alessi non sbaglia. Capocannoniere della Reggiana Alessi sale. Attenzione, parte Via Piana. No, Alessi, tiro di Alessi, gol di Beppe Alessi, la punizione di Beppe Alessi. E la Reggiana ritrova il pareggio, 26esimo minuto, avevamo detto, attenzione perché il vento... Ma il 2-0 non tarda ad arrivare, Suager regala palla ad Alessi che si inventa un gran pallonetto. Pansera è a mezza strada e non può farci proprio niente. Sul dischetto si presenta Alessi che non sbaglia. Per lui è l'11esimo gol in stagione. Per la Reggiana è il sigillo sulla terza vittoria consecutiva. Alessi contro Gazzoli. Alessi, tiro, gol. Gol di Alessi. Pareggio per la Reggiana. 12esimo gol in campionato di Beppe Alessi. Sempre lui, minuto 10, sempre!
34esimo minuto, Alessi contro Brignoli, Alessi tiro, gol, e sono 13 gol per Beppe Alessi. Iraci, traversone di Iraci, Alessi, il destro ed è gol di Beppe Alessi! È lui il calcio! 36esimo minuto. Il calcio segna il gol del vantaggio della Reggiana. Con il destro ha fatto gol di destro Beppe Alessi, ma perché? Che differenza fa tra il destro e il sinistro per lui? Nessuna. Lo stadio è tutto per lui. Benedetto Iraci, controllo sinistro e destro, dove? Là dove nessuno ci può arrivare. Inizia a correre sulla destra Iraci, l'apertura per Antonelli, buon lavoro di Antonelli, entra in area Alessi, palla sul sinistro, il tiro, il gol di Beppe Alessi. Mamma mia, che gol! Dov'è Alessi? Là in fondo, regia, eccolo là Beppe Alessi. Antonelli salta l'avversario, vede Alessi si ferma, alza la testa, guarda e mette là dove non ci può arrivare Rossi. Testa perché qualche giocatore dell'Entella è avanzato dalla barriera. Alessi, il tiro, gol di Beppe Alessi, fucilata sotto la traversa. Seguiamo Beppe Alessi che va ad abbracciare un giocatore della panchina. Tutta la panchina in campo. Eccolo qua, a rispuntare Beppe Alessi. Un saluto al dottor Ligabue. A Stefano Buffagni, ad Apollone. E si va. Andiamo a rivedere la punizione. È una fiondata che passa a fianco della barriera e si infila sotto la traversa. 46esimo minuto, Beppe Alessi contro Francesco Rossi, fischia l'arbitro, Alessi ricorsa, tiro, gol di Beppe Alessi, tutta la panchina ad abbracciare Beppe Alessi. Segna con il numero 10 Alessi. Sarebbe opportuno rientrare però, prima che l'arbitro incominci ad ammonire giustamente. Ecco che tutti rientrano. Fischia l'arbitro, Alessi, tiro, gol! 2-1, si riapre la partita. Cavion, Anastasi ancora in area, Alessi sinistro, gol di Beppe Alessi, il primo gol su azione di Beppe Alessi al quinto minuto. Si riapre la partita. Sinistro di Beppe Alessi, quinto minuto del secondo tempo. E Reggiana. Attenzione Alessi, le tiro, il gol di Beppe Alessi. E Beppe Alessi si fa perdonare il rigore mancato. Gol di Beppe Alessi. Gol di Beppe Alessi. Alessi dice andate a recuperare il pallone. Beppe Alessi contro il portiere
Fortunato del Venezia. Fischia l'arbitro. Tiro, gol! Il gol della Reggiana al 16° minuto. Torna al gol la Reggiana, anche se su calcio di rigore, dopo tempo immemorabile. Gol di Beppe Alessi, 16° minuto. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Alessi, il tiro, il gol di Beppe Alessi, 1-0 in favore della Reggiana, tutti ad abbracciare Beppe Alessi, come vuole, guardate, come vuole Marcello Montanari. Prima azione offensiva della Reggiana e subito il gol granata. Parte Alessi, sinistro, gol! Reggiana in vantaggio dopo 10 minuti. Calcio di rigore realizzato da Beppe Alessi e tutti i giocatori della Reggiana vanno a felicitarsi con... Piccolo, dal dischetto, trasforma Alessi sul 3-2. Indugia, parte, la finta, tiro, gol! È giusto così, esiste il dio del calcio e la favola si compie. Doveva finire così. Doveva finire così. Beppe Alessi, è lì. Bacia a tutti!